Allora, questa mozione per scongiurare l'ennesima grande opera pubblica che si chiama Medio Etruria, è una stazione di alta velocità dove se ne parla già dal 2013, che coinvolge entrambe le regioni, Umbria e quella toscana. E fra l'altro ha interessato anche l'attività del Movimento 5 Stelle, Umbro e Toscano, dove abbiamo fatto anche una conferenza stampa nei luoghi, abbiamo parlato con gli abitanti di quei luoghi. Allora, la questione si svolge da anni che se ne parla, è stato oggetto di campagne elettorali, ogni sindaco la vuole nel suo territorio, Rigutino, Montallese, Farneta. Io voglio ricordare che il trasporto regionale è carente da anni un po' su tutto il territorio, quindi la Val di Chiana, il Val d'Arno, ma anche la zona che riguarda la Garfagnana. Non si fanno interventi che costerebbero pochissimo, perché basterebbe aggiungere degli scambi, aumentare il materiale rotabile, soprattutto su certe tratte e certi orari, migliorare e perfezionare la stazione di Arezzo per accogliere in modo adeguato l'alta velocità. Non si fanno tutte queste opere di miglioramento e si dice che dovremmo fare questa stazione dell'alta velocità che permetterebbe di ridurre di 5 minuti il ritardo all'interno del passaggio della stazione di Arezzo. Allora, questa stazione ad oggi è un oggetto non ancora identificato. Parte già da una collaborazione, un primo accordo di studio nel 2013 tra assessore Toscano Ceccarelli e Umbro Rometti, per poi arrivare ad oggi con l'attuale assessore Umbro. Allora, nel 2013 è l'unico studio che abbiamo per valutare, ecco, il bacino di utenza che utilizzerà questa stazione alta velocità. Ed allora si parlava di 1.100.000 utenti, il bacino possibile. Allora, ricordiamo che Trenitalia, se non c'è un'utenza perlomeno di 2 milioni di utenti, non si muove nemmeno per fare quest'opera. Ad oggi, allora, è arrivato uno studio tecnico che io ho scaricato, che mi sono fatto consegnare, uno bellissimo studio tecnico dove si mette, la mettiamo qui, la mettiamo là, poi a un certo punto, a pagina 13, i limiti e le analisi dello studio. Io vorrei sapere quanto è costato questo studio tecnico che al punto 8 dice: in questa fase assolutamente preliminare, non disponendo di dati, non potendo effettuare indagini sulla domanda soddisfatta e potenziale, si è deciso di calcolare in forma semplificata il bacino demografico di riferimento della stazione Medio Etruria nelle sue diverse ipotesi localizzative rispetto a spostamenti verso Milano e Napoli. All'interno dello studio si legge che il bacino ad oggi è di più di 2 milioni e 500 mila utenti. Ora, o c'è una controtendenza in Val di Chiana sulle nascite, perché in 2 anni che si sia raddoppiata la popolazione della Val di Chiana mi sembra una cosa eccessiva. No, non è, è solo il solito modo di annunciare, di fare grandi proclami, di dire questa è una stazione che porterà utenza, questa è un'affermazione che col beneficio dell'inventario, porterà veramente come è successo, perché abbiamo già un esempio che è la Medio Padana. Allora, la Medio Padana, che è a Reggio Emilia, c'è una struttura bellissima, bellissima veramente. Io mi farei una gigantografia di questa stazione, la metterei proprio in sala, è bellissima. La Medio Padana, Reggio Emilia, nel preventivo di lavori si parlava di 38,8 milioni di euro, escluso il parcheggio. L'8 giugno del 2013, quando è stata inaugurata, i soldi spesi erano 79 milioni di euro, escluso il parcheggio. I lavori, fra l'altro, sono ancora in corso. E anche a Reggio Emilia succedeva come sta succedendo oggi qua. Arriverà gente da tutta l'Emilia, da Modena, da Parma, da Bologna, migliaia saranno i cittadini che
monteranno su queste nuove linee velocissime, rappresenta il segno che l'Italia ce la può fare. E questo mi ricorda qualcuno che ho molto antipatico a Roma. Allora, la realtà di oggi, del 2014, della Medio Padana, si registra che ci sono 1.500 viaggiatori giornalieri. Su ogni treno in media ci sono 48 persone. Il parcheggio è vuoto, mentre dicevano che l'Expo l'avrebbe riempito. E si può osservare tranquillamente, sì, avvia a concludere, però permettetemi un attimo, il Ha tema è già sforato di piuttosto 30 secondi, ampio. consigliere Bianchi. Quindi il La invito pavimento è a chiudere fatto di prima che le tolga la San Pietrini parola, e ci grazie. sono meno di 20 passeggeri sui due binari. Bella la stazione, ma fonti internazionali ci dicono che le grandi opere per il trasporto non devono essere belle, ma devono essere efficienti ed efficaci. Bene, vado a concludere. In un territorio dove Concluda, consigliere Bianchi, per favore, ha già concludo, sforato di un minuto. dove il pendolarismo è mortificato, dove siamo inseguiti da comitati di pendolari, per favore, qua, ma qua io se sforo i 3 minuti, va bene? C'è anche chi è stato fatto sforare di qualche minuto, per Consigliere favore non mi faccia Bianchi, perdere tempo. le abbiamo dato un minuto in più, ci stiamo dando dei tempi sulle mozioni Sì, contingentate per riuscire a finire l'ordine del giorno che ci siamo dati, la prego di concludere. ma è un lavoro che si sta facendo. Allora, dicevo, in un territorio dove il pendolarismo viene mortificato da anni, perché non ci impegniamo invece a far dirottare i treni su una stazione esistente e la miglioriamo con adeguamenti che vanno a costare da 2,5 milioni a 4 milioni di euro, mentre i costi preventivi di questa media Etruria sono di 30 milioni, quindi poi arriveremo chiaramente a 80. Quindi lo sperpero e la depredazione delle risorse pubbliche dovrebbe finire e dovremmo cogliere piuttosto l'opportunità, Consigliere cioè, Bianchi, sono mi costretto a fate togliere finire la le ultime parola, tre concluda frasi, per cortesia. concludo. Quindi vogliamo spingere la Giunta regionale a intraprendere un processo di partecipazione pubblica, ma per potenziare l'esistente, potenziare la stazione di Arezzo o comunque instaurare e far partire quel dibattito pubblico che la Regione con la legge 46 del 2013 difende a spada tratta. Grazie. Grazie.